Buonasera a tutti, amici di Piero da Saronno. Prima partita di campionato nella nostra casa, dopo aver giocato contro la neopromossa Cermenate, la quale ci ha fatto purgare l'esordio come al solito, come da 3 anni a questa parte. Nella partita di esordio il Basket Rovello lascia sul campo i primi 2 punti, a Lentate il Basket Rovello ha perso di 8 punti, mentre vediamo i 2 arbitri, Luca Mandelli e Nicola Dragoi, che si avvicinano alla nostra telecamera. Oggi bella partita contro la squadra di coach Marzio Puglisi, la nuova pallacanestro Olginate. Nuova pallacanestro Olginate che si è rafforzata particolarmente bene prendendo il numero 9 Meroni, che vedremo subito in campo, e prendendo un ottimo Boffi con il numero 15. Bene, osservato il minuto di silenzio per le vittime che sono state nell'isola di Lampedusa. Vediamo i ragazzi del Basket Rovello che iniziano con Boss, con la nostra nuova il nostro nuovo giocatore Luca Bernia, con Christian Gorni, che non abbiamo visto nella partita precedente, con Botti, Bottinelli e con Davide Terraneo. Avremo modo di conoscere poi i nuovi arrivati del Basket Rovello, uno dei quali è Luca Bernia, che vediamo con il numero 6, che andrà a saltare contro il numero 18 Lairone Redaelli. E conquistiamo subito il primo pallone e giochiamo con Davide Terraneo, gioco transit, giochiamo con Gorni. Gorni restituisce a Davide Terraneo, Franco Bollato, il Botti da Lairone, giocano pick and roll e poi infrazione di piede commesso da Zambelli, dal numero 4 della pallacanestro di Olginate. Ancora esce Davide Terraneo contro Negri, uno contro uno, sotto per Botti che gira sotto, si fa stoppare. 6 secondi a giocare, 5, 4, Boss, arresto e tiro, morbido morbido, scalfisce il ferro e poi palla per Meroni, che gioca un'ottima guardia araba, poi per Negri che va in uno contro uno contro Davide Terraneo, Gorni contro Zambelli, arresto e tiro di Zambelli che prende il ferro lontano, Davide Terraneo corre via, veloce, come al solito, uno contro uno contro Botti, non fa saltare i giocatori e allora Christian Gorni con i primi 3 punti di questo esordio al Palamadonna di Rovello Porro. Ancora Zambelli che la dà fuori per Negri, doppio giro per un velocissimo che inciampa però Meroni e allora Botti, ancora Botti, consegna palla a Davide Terraneo velocissimo, arcobaleno di Davide Terraneo che si arrampica al ferro, Bernia non trattiene il rimbalzo, arresto e tiro di un impreciso, ancora impreciso Meroni, e siamo sempre 3-0 e giochiamo a Papero riceve Bernia, va in uno contro uno e subito subisce un fallo da parte del numero 15 Boffi, grande centro Boffi, che gioca in questo momento alla grande, il centro gioca il lungo Redaelli, Davide Terraneo anticipato, uno contro uno di Davide Terraneo, stoppatona di Redaelli, volo in contropiede e poi non tiene il pallone, il numero 6 Negri, ottimo era l'assist di Meroni, non trattenuto il pallone. Ricordiamo che la nuova pallacanestro Olginate ha vinto contro Cusano di 20 punti, 71-51 all'esordio casalingo. Blocco di Bernia per Bos, che va in uno contro uno, arriva a rimorchio Bernia e appoggia di sinistro comodamente al ferro. Ottimo, 5-0 per il Basket Rovello, Gorni contro il numero 4 Zambelli, Boffi contro Bernia,
penetrazione e fallo di Davide Terragno su Negri, che giustamente chiede un'infrazione di passi di partenza. Partito un po' velocemente, 7:38 ancora da giocare, il primo fallo di Davide Terragno, il primo fallo del basket Rovello. Siamo sicuramente, andiamo a curare molto bene Meroni con Bosa, Bottinelli invece contro Boffi, fuori per Lairone che va a mettere il primo ciuffo della sua partita. Allora Davide che chiama ancora Papero, riceve la Botti, taglio di Bosa che non va, Bernia, blocco di Boss, doppio pick and roll, ancora Bernia che andrà in uno contro uno contro Boffi, scarica fuori per Cristian Gorni che purtroppo prende il ferro di mezzo e non riesce a concretizzare i tre punti. Loro vengono in attacco, tirano molto velocemente con Zambelli e non realizzano. E allora Davide Terragno spinge contro Negri, ancora spinge contro Negri, scarica fuori per Gorni, ancora per Davide Terragno, rubatona da parte di Meroni, blocco veloce, terzo tempo dell'Airone, numero 18, Redaelli e altri due punti. Chiamiamo il numero alto, gioco alto, Bernia, taglio di sotto, Botti che va in uno contro uno, non fischiato il fallo, ubriaca Redaelli e realizza anche lui i primi due punti. Zambelli per Redaelli, Redaelli per Negri, sotto per un ottimo passo e tiro di Boffi che poi non realizza, appoggia male al canestro, non realizza. Allora scarico per Bernia da parte di Davide Terragno, ottimo scarico in mezzo a tre giocatori e Luca conquista i primi due tiri liberi della nostra partita. 5:54 da giocare, due tiri liberi per Luca Bernia che ricordiamo l'anno scorso giocava nella pallacanestro di Cermenate, ce l'aveva fatte di tutti i colori e quest'anno per fortuna gioca con noi. Primo libero di Luca, è buono il primo libero di Luca. ...8-4 per i ragazzi di Rovello. Secondo libero di Luca, è buono anche il secondo, 9-4... consegniamo Zambelli e Trotterella verso il centrocampo, si prepara intanto sul tavolo del cambio il numero 7 Todeschini. Bosa contro Meroni, blocco di un ottimo Boffi che va in arresto e tiro, una bomba da 3, si riporta subito vicino, 9-7, chiamiamo lo schema transit, secondo fallo del numero 6 Negri, entrerà Todeschini, numero 7 al posto del numero 6 che è al suo primo fallo, scusate. Rimessa allora qui vicino a noi da parte di Boss con l'arbitro Dragoi che consegna, esce Davidino, recupera il pallone, taglia di Luca Bernia, arresto, tiro da 3 di Bernia che non va, era piazzato molto bene con i piedi per terra, porta palla Todeschini, Rodelli, Zambelli in penetrazione contro Gorni, recuperiamo poi un pallone con Davide Terragno, si ferma il palleggio, Boss per Botti che fa passi non fischiati, va in sottomano sotto canestro e recuperiamo altri due punti, 11-7, 4:50 da giocare, Redaelli, Zambelli servirà fuori Meroni, arresto e tiro di Meroni, perfetta uscita dal blocco, tanto che Marzio Puglisi si arrabbia con i suoi. Botti ancora in uno contro uno, perde il maniglia e il pallone, Davide Terragno prende il blocco di Bernia, arresto e tiro di Botti, in grandissimo spolvero questa sera Botti. Todeschini,
Todeschini ancora, contrastato da Davide Terrano, uno contro uno, cambia con Bor, arresto e tiro di Todeschini, scalfisce il ferro, non corriamo con Bossi, invece andiamo in uno contro uno contro Meroni, perde la maniglia e poi la recupera, Botti non conquisterà mai un rimbalzo contro un airone così lungo. Meroni, Todeschini, Zambelli, Zambelli per Meroni che esce sempre a ricciolo dal blocco di Redaelli. Davide, corriamo, Boss, Botti, sotto per un fantastico gancione di giochi a due, fantastico gioco a due con Vernia, e cambio subito per Botti che lo chiede, entrerà Jack Porro, e per i ragazzi di coach Puglisi entrerà Casati. Fallo di Vernia, fischiato Vernia per i suoi falli, cambio nelle file del basket Trovello, esce Botti ed entra Nicola Sporro, ed esce poi per Casati che ha il numero 11, uscirà il numero 18. Ora giocherà Boffi, centro, arresto e tiro di Zambelli che, sputato per fortuna dal ferro, riconquista un rimbalzo, uno contro uno, scarico fuori per Boffi, poi infrazione di piede del numero 11, ne è entrato Casati. E allora Davide cerca di andare in uno contro uno, Vernia penetra, è molto più veloce di Boffi, 17 basket Trovello, 9 i nostri amici di Olginate, arresto e tiro di fintato di Boffi. Meroni, francobollato molto bene da Boss, nasconde la palla Todeschini dietro la schiena, ha cambiato con Nicola Sporro, scarico fuori, Zambelli, arresto e tiro molto bello ma non andato a buon fine del numero 7 Todeschini, e poi fallo in attacco del numero 15, no, fallo in attacco di Davide Terragno, scusate, e allora entra Lollo Lanzi al posto di Davide Terragno, secondo fallo, ed entrerà anche il numero 20 Tavola al posto di Zambelli. Doppio cambio, portiamo a 2.22 dalla fine del primo quarto. Boffi subito la ruota e l'arresto, fortunatamente entra la palla di Tavola. Lollo che gioca al schema transit, Vernia per Boss per Jack Porro per un bellissimo giro da parte di Nicola Sporro che non va a realizzare, purtroppo era ottima la scelta di tiro. Todeschini, Casati, Meroni, ancora Meroni, non riusciamo ad anticipare, e poi c'è un infortunio per Cristian Gorni che si è scavigliato nell'uscire su Tavola. Cambio, uscirà proprio lui ed entrerà Barbizan, ed uscirà anche Luca Vernia, ed entrerà a minuto di sospensione, andiamo a riposare, uscirà Luca Vernia ed entrerà il nostro numero 5 Marco Moscatelli, che viene dalla pallacanestro di Cantù. Abbiamo poi un altro giovane che è quel ragazzo con le scarpe fosforescenti proveniente dalla pallacanestro di Como, che si chiama Simone Beretta, altro giovane del 1993, una bellissima ala del 1,90 di altezza. Intanto vediamo che il nostro assistant coach Marcello Porro sta cercando di aiutare Cristian Gorni con la sua caviglia, si è stortata. 1.40 da giocare, 17 basket Trovello, 11 nuova pallacanestro Olginate. Ricordiamo che
coach Marzio Puglisi si avvale dell'assistenza di Milani e di Bonacina, mentre Manuel Ciglio si avvale di Mauro Settoni, che cura anche il nostro settore giovanile, di Marcello Porro e di Fabrizio Buzzoni, il nostro magico scorer. Riprendiamo allora con Moscatelli che batte per Rollo, Lanzi che chiama il papero, Lanzi francobollato da Todeschini, gioco a due per Bosch che non va, blocco di Barbizan che va subito in uno contro uno, a cui scappa la maniglia della palla con una ginocchiata, il movimento era ottimo, ha anticipato il gioco e ha perso il pallone. Allora Todeschini, poi Casati per il nuovo entrato a tavola, ancora Todeschini e Sportellao di Nicolas contro un ottimo Boffi che commette infrazione di passi. Nicolas veramente incredibile nella sua difesa. Allora Lollo che chiama lo schema numero 1, riceve Mosca, Boss in uno contro uno in arcobaleno, prende il ferro corto, rimbalzo di Meroni ancora Meroni, uno contro uno, scarico fuori per Todeschini prende il blocco, va in pick and roll e poi gioca molto veloce, perde il pallone, Boss lo recupera molto bene su tavola, 38 da giocare ancora, Lollo, Lanzi, bombettina di Lollo Lanzi a tiro veloce, 20-11 per il basket Rovello, e abbiamo anche gli ultimi 6 secondi di possesso dopo che il basket di Olginate giocherà questi ultimi 16 secondi. Tavola sotto per Meroni che è stato ben gestito da Bosa, giochiamo veloci e poi Lollo butta nelle ortiche un pallone servendo malamente Moscatelli. Todeschini ancora Todeschini, fallo di Bosa, buon fallo, oserei dire buon fallo, a 2 secondi dalla fine, cambio, esce Lollo per gli ultimi 2 secondi, entra Stegalli che dovrà curare molto ma molto bene il numero 7 e non farlo ricevere Todeschini perché è un ottimo tiratore da 3. Vediamo se anche eseguiamo molto bene lo schema di difesa, andiamo a riposare sul 20-11. Ora il nostro caro coach Puglisi avrà qualcosa sicuramente da dire ai suoi ragazzi, mentre poi Manuel Ciglio spero sia contento di questo primo quarto, di questa prestazione del primo quarto dei ragazzi. Vediamo intanto che in banchina Davide Terragno sta facendo il croce rossino con Cristian Gorni, che ormai stiamo facendo una fasciatura funzionale per tenere bloccata la caviglia, e vediamo anche il nostro nuovo acquisto che è ancora infortunato, Gabriele Del Piero, con una tutina azzurrina oggi molto bella, che è infortunato e che ha portato un po' di ghiaccio per Cristian, per vedere di attutire subito l'infiammazione alla caviglia. Ricordiamo che questo campionato sarà molto molto lungo, saranno 30 giornate che ci vedranno impegnati nella provincia di Monza e Brianza, nella provincia di Lecco, di Milano e di Como. La prossima partita sarà ancora qui in casa, venerdì prossimo. Riprendiamo con Stefano Galli, con Nicola Sporro, con Lollo Lanzi, con Barbizan e con Moscatelli. È rimasto fuori Boss, che ha ben gestito il gioco contro Meroni. Riprende ora tavola, serve Todeschini contro Lollo Lanzi, riceve poi Casati per Meroni, curato dal nostro Mosca, ancora Meroni per tavola,
blocco e pick and roll che va alle ortiche con Boffi. Moscatelli guarda in giro e si fa rubare il pallone, stava temporeggiando un po' troppo e quindi ora andiamo a rimettere dal fondo. Blocco per Lollo che andrà poi fuori per Stegalli. Stegalli chiama schema 1, Mosca arresto e tiro di Mosca, sputato dal ferro, peccato, poi Barbizan schiaffeggia il pallone e lo rispedisce verso Moscatelli. Chiamiamo il papero, ci facciamo anticipare come dei polli da Casati, commettiamo un fallo, non è buono il canestro. Moscatelli un pochino addormentato stasera, rientra l'airone, il numero 18, Redaelli, per il numero 15, Boffi, Franco bollato come al solito da Nicola Sporro, Meroni, Meroni per Todeschini, in uno contro uno, scarico fuori per Redaelli che ha buone mani, un po' corto il suo tiro, Mosca recupera il rimbalzo, corriamo con Lollo, corriamo con Lollo, Nicolas per ricevere, ecco che riceve Nicolas, lo ritiene fuori il lungo, Stegalli, blocco, non va il pick and roll e allora Barbizan andrà sicuramente in uno contro uno contro la difesa, perdiamo la maniglia del pallone, rubiamo, ci viene rubato il pallone, Todeschini che fa passi di partenza. Momentino di impasse da parte di tutte e due le squadre, giocati già 1 minuto e 15 del secondo quarto, sempre 20 a 11 per la pallacanestro di Rovello. Lollo chiama lo schema alto, Nicolas restituisce il pallone, ancora Nicolas, Stegalli che va in uno contro uno, pick and roll, rubata molto bene da parte di Meroni, fallo quasi antisportivo da parte di Stegalli. Dormiamo un pochino, abbiamo un po' di sveglia, ancora nessuno dei due, delle due squadre ha segnato. Casati per Meroni contro tavola contro Stegalli, tavola fa corto, Meroni recupera il pallone con tanta energia, ancora passi di partenza non fischiati al numero 7 Todeschini, gira bene il pallone per i ragazzi di coach Puglisi, non strappiamo il rimbalzo e allora tavola ce la prende e ci fa due punti. Andiamo a cambiare, entra Bernia, Nicolas riceve poi invece Mosca, ancora Mosca, curato molto bene da Meroni che è un giocatore di alta categoria, e poi viene schiaffeggiato il pallone, esce Nicolas ed entra Bernia. Discutibile la decisione di far uscire Nicolas, toglierai Mosca che mi sembra abbastanza addormentato questa sera. Vediamo, infrazione di 5 secondi che ci sta sempre. Pressiamo, 20 a 13, pressiamo con Lollo su Todeschini, Barbizan contro Casati, Meroni contro numero 5 Moscatelli, uno contro uno, scarico buttato nelle ortiche, poi recuperato miracolosamente da Todeschini e poi cerchiamo di giocare con Galli per Lollo, fallo del numero 7 Todeschini, cambio nelle nostre file, uscirà come presumo Barbizan ed entra Botti che ha ben figurato fino a questo momento, ha qualcosa da dire l'arbitro Dragoi con coach Marzio Puglisi, dice che la squadra deve smetterla di chiacchierare altrimenti sarà fallo tecnico per la squadra. Lato, Luca Mandelli dà la palla a Stegalli, palla per Botti che va in uno contro uno,
scarica fuori, fuori ancora per Lollolanzi, finta di tiro, Botti per Stegalli, Stegalli e poi Bernia che recupera un gran pallone a rimbalzo, Botti, richiamo veloce, mettiamo fuori, consegnata a Lollolanzi, blocco, uscita su Lollolanzi che viene curato a due, poi Botti inciampa, bomba di Stegalli, non va ancora, buttiamo un altro pallone nelle ortiche, 20-15, Olginate corre bene, fa girare il pallone sul perimetro per Tavola, sotto per Meroni che non la mette e neanche il tap-in fortunatamente del lunghissimo Redaelli non va. Allora giochiamo sotto con Bernia, Bernia che raccoglie il pallone dalla spazzatura, Mosca, arresto e tiro di Mosca, fallo, fallo di Bernia a rimbalzo che spinge ed è fallo di Bernia, credo sia il secondo fallo di Luca Bernia, è andato a spingere per conquistare il rimbalzo. Ancora Todeschini, Todeschini fa girare bene il pallone, è in penetrazione, curato da nessuno, e allora Lollo, Lollo, chiamiamo lo schema del papero, di lato Moscatelli, ancora per Lollo, Bernia che gioca pick and roll con Lollo, arresto e tiro di Lollo, buttato dentro molto bene il pallone da Lollo, 22-17 per il Basket Rovello, 5-40 ancora da giocare, consegnato verso Meroni, Redaelli, Tavola, Meroni ancora, si gira, scarico sotto, no look, e poi scarico fuori per Todeschini, arresto e tiro di Todeschini, corto, Tavola, stoppatona di Botti, stoppatona di Botti, fischiato il fallo a Botti, due tiri liberi, cambio nelle file della pallacanestro di Rovello, esce Stegalli, buona la sua difesa e rientra Davidino Terraneo, due tiri liberi per Tavola, 5 minuti ancora da giocare in questo secondo quarto, loro hanno fatto un buon parziale inizialmente, poi confermati, l'arbitro parla con Manuel, gli chiede di il silenzio, primo libero di Tavola, è buono, 22-18, secondo libero di Tavola, è buono anche il secondo, allora, amministrerà ora il pallone in playmaker Davide e Lollo giocherà a guardia, allora ancora Davide, Davide sotto per Bernia, servito male il pallone, Meroni contro Botti, ancora Meroni contro Botti che gli ruba il pallone e poi non riescono a conquistare il rimbalzo i ragazzi della pallacanestro di Olginate, entra il numero 16 Rusconi, il giovane Rusconi, ed entra anche Cristian Gorni nelle nostre file, dovrebbe uscire Lollo, esce Lollo ed entra Gorni, vediamo se la sua caviglia terrà la storta di prima, è rientrato anche Zambelli nelle file della pallacanestro di Olginate ed è entrato il numero 16 Rusconi. Oh, ottimo intercetto di Bernia, poi Sportella contro il lungo Redaelli, Moscatelli scarica fuori, boh, Bernia, arresto e tiro di Bernia, ferro lungo, rimbalzo per i ragazzi di coach Puglisi che sono giunti ormai a meno 3, Zambelli, Zambelli, Tavola, Tavola in uno contro uno contro Davidino Terraneo, scarica fuori per Lairone, Meroni, arresto e tiro di Rusconi che realizza, Rusconi è un giovane, 22-21, preparano anche l'ingresso di Capovilla, l'altro airone della pallacanestro di Olginate,
Moscatelli che si addormenta con il pallone in mano, Botti, Davide Terraneo che andrà in uno contro uno, bomba di Cristian Gorni che fortunatamente la sua piastrella è sempre là, quando lui ci mette sopra i piedoni sono tre punti sicuri. Allora Redaelli e poi tre secondi, anzi no, fallo in attacco del numero 16 Rusconi, cambio, esce numero 18 Redaelli, entra Capovilla numero 17. 3.39 da giocare, 2-5-2-1 per i ragazzi di Rovello. Giochiamo papero con Davidino Terraneo. Bernia, ancora Bernia che riceve, andrà in uno contro uno sicuramente, molto forte la penetrazione e poi fallo che va a cercarsi del numero 17 appena entrato, ha cercato questo fallo, l'ha voluto e ce l'ha fatta, sono due liberi per Luca Bernia. Luca Bernia, ricordiamo la scorsa stagione nel pallacanestro di Cerminate, ancora prima, è corto il primo libero di Luca, ancora prima nella pallacanestro di Como, il suo esordio tanti tanti anni nella pallacanestro di Cantù. Secondo libero di Luca, questo è buono, 26-21, palla per Tavola, sportellate, Rusconi contro Botti, Moscatelli contro Meroni, Tavola va in sottomano, Bernia recupera un gran pallone a rimbalzo, la dà Davide Terraneo, corriamo velocissimi, Davide Terraneo cerca di ubriacare Meroni, non ce la fa, allora fallo non fischiato su Botti, Gorni ancora, Cristian non va, peccato, era in buon ritmo, allora corrono anche i ragazzi di Olginate, Tavola fuori per Zambelli, Zambelli contro un ottimo Gorni che va a rubare il pallone, si palleggia in mezzo alle gambe, passi di partenza Davide Terraneo, ottimo assist di Moscatelli a cui non vengono fischiati i passi di partenza, Botti in ottimo anticipo su Rusconi, Tavola sotto per Meroni contro Moscatelli, un fallo su Meroni, siamo in bonus, andrà a tirare due tiri liberi Meroni, cambio nelle file della pallacanestro di Olginate, rientra il numero 6 Negri ed esce il numero 20 Tavola, buona la sua gara, due tiri liberi per Meroni ed esce anche, è buono il primo libero di Meroni, l'anno scorso nel basket Lecco in B2, è buono anche il secondo libero ed entra Boss, entra Boss al posto di Moscatelli per gli ultimi 2 minuti e 18, vediamo se ci regala qualche colpo da maestro come al solito Andrea, chiamiamo papero con Davide Terraneo contro Negri, Botti, Botti ancora per Davide, prende il blocco, va in pick and roll che non va, Boss, Boss in uno contro uno, poi pallone grandissimo dato da Boss a Luca Bernia che va in penetrazione, non realizza e vediamo se ci regala altri due liberi, fallo del numero 16 Rusconi ancora una volta, secondo fallo di Rusconi, Luca, finalmente un bel ciuff di Luca, poi avremo il piacere di sentire nelle nostre interviste. Secondo libero, prende il ferro lungo ed esce sputato, 29-23, Cristian Gorni contro Zambelli, vediamo se riesce a rubare ancora, oh finalmente vediamo avvicinarsi alla panchina anche Simone Beretta con delle scarpe particolarmente fosforescenti, arresto e tiro da 3 intanto di Negri,
giochiamo transit, Bernia per Boss, Boss uno contro uno, fantastico, e poi appoggia comodamente al ferro per il 31-26, 1-23 da giocare ancora. Esce Rusconi a ricevere, poi ancora il numero 6 che ci ha fatto male prima, Lairone numero 17 che con un colpo di acrobazia butta dentro il pallone. Davide, giochiamo l'ultimo minuto con Davide, Botti prenderà il blocco, pick and roll che va a buon fine, Botti girerà su se stesso e andrà in sottomano a realizzare proteggendosi come al solito con il suo corpo. Andiamo a rubare il pallone con Cristian Gorni e facciamo esordire Simone Beretta per questi ultimi 49 secondi. Beretta, proveniente dalla pallacanestro di Como, gran fisico, giovane, due tiri liberi intanto per il numero 4 Zambelli che ha subito fallo da parte di Cristian Gorni per portare sul 29 il basket Olginate. Ed ora 30, quindi siamo più 3 con gli ultimi 49 secondi da giocare. Davide, blocco di Beretta per Botti, ancora blocco, pick and roll che non viene concretizzato, Botti in uno contro uno, larghi, 10 al termine, Botti che rischia di perdere il pallone, sbilancia Rusconi e fa cadere nella trappola il numero 17 Capovilla che colpisce e ci regala due tiri liberi e ancora 29 secondi da giocare. Vediamo Botti se è concreto come era concreto prima. Luca, cambio, esce Davide Terragno ed entra Stegalli per la difesa, esce anche Capovilla e rientra numero 20 Davola, due liberi, lungo il primo di Botti sul ferro lungo, secondo libero di Botti è fuori, non prendiamo rimbalzo, Beretta va a rimbalzo, non lo conquistiamo e allora porta il pallone Neroni per Casati, poi per il numero 4 Zambelli, ancora per Negri che va in uno contro uno, Botti gli fa uno stoppone, 9 secondi per giocare ancora per i ragazzi di Olginate, giocano lo schema L, cambiano, arresto e tiro che non va, e poi tap in e poi rimbalzo di Rusconi e alla fine andiamo a riposo sul 33 a 32 per la pallacanestro di Rovello. Amici di Piero da Saronno, andiamo a prendere un caffè a più tardi. Bene, bentornati, vediamo Luca Bernia che si avvicina alla nostra postazione. Ricordiamo, la prossima settimana, venerdì prossimo, giocheremo sempre in casa con la pallacanestro di Cusano, con CSC Cusano. Aspettiamo che si resetti il cronometro. Saranno ancora una decina di secondi prima di cominciare. Abbiamo un fantastico numero 6 davanti alla nostra telecamera, questo schienone di Luca, con l'arbitro Luca Mandelli che fa riprendere il gioco. Ecco che riceve Botti, perde subito la maniglia. Davide contro Negri, Luca Bernia curato da Casati, Christian Boss che perde la maniglia, Bosa ancora, uno contro uno di Bosa, stoppato, Neroni che corre, scarica sotto, fuori per una bomba che va corta nel numero 6 e poi andiamo e corriamo in contropiede. Botti recupera il pallone dalla spazzatura, da dove l'aveva buttato Davide, che a cui avevano anticipato il palleggio, e poi realizziamo i primi due punti della nostra
del nostro terzo quarto. Ancora Negri, Meroni, Franco bollato da Boss, Negri ancora, fuori Casati, sotto ancora, scarico di Casati, fatto male Meroni, intercetta un ottimo pallone che era destinato a Boss, penetrazione del numero 7 Todeschini e fallo di Botti, rimessa, due tiri liberi invece, pensavo che fosse una rimessa, invece sono due tiri liberi per Todeschini. Buono il primo libero di Todeschini. È buono anche il secondo. 35-34. Davide chiama schema 4. Esce Boss. Riceve il pallone. Curato anche lui da Meroni. Ancora Boss. Che va in uno contro uno. Poi Bottinelli. Bomba da 3, Bernia, e fallo del numero 11 che cerca di contrastare Luca Bernia, fallo di Casati e rimessa dal fondo con ancora 24 secondi da giocare, giochiamo 4, fuori per Botti, Botti per Christian Dorni, Boss, Boss, non riusciamo a prendere il pallone, serviamo Bernia sotto e non riusciamo a prendere il pallone, quindi palla va nel fondo. Casati gioca con quattro piccoli e un lunghissimo. Meroni, finta, perde la palla, la riconquista il suo compagno Todeschini, stoppato da dietro da Gorni e poi ancora rubone di Gorni. Davide, andiamo a giocare transit, hanno capito che Bernia va curato con un piccolo, è veloce Botti, Botti uno contro uno di Botti, impaurito dalla lunghezza delle braccia di Redaelli, sbaglia il canestro e poi andiamo a far tirare Meroni comodamente dalla linea dei tre punti e poi fallo del numero 11 Casati che cerca di rubare palla a Bottinelli. Nel frattempo la luce è cambiata, è diventata rosa tutto ad un tratto, c'è una lampada che sta facendo i capricci e sta cambiando di colore. Allora Boss va a raccogliere il pallone, porta Boss la palla contro Meroni, Davide, ancora Boss consegnato, è chiuso Bernia che gioca molto fuori, prenderà un blocco Davide Terraneo, arresto, si gira, scarico sotto, ottimo gioco a due con il numero 11 Casati che cerca di contestare Bernia, sportellate sotto canestro, fatto male a Bosa, fuori ancora, arresto e tiro il numero 7, il numero 18 ha dato una gomitata negli occhi a Bosa e poi lo fanculizza perché gli ha fatto veramente male. Cambio, entrerà Mosca al posto di Boss, intanto aspettiamo che Bernia e Davide Terraneo rigiochino il pallone. 37 pari, ci hanno raggiunti. Giochiamo schema alto, siamo larghi, poi Lairone anticipa e schiaccione di Davide Terraneo di Redaelli, che Davide Terraneo si arrabbia un pochino, ha ragione, ora Gorni, Moscatelli ne tira addosso 4, Bernia in uno contro uno, va di spalla, di braccia, di tutto e poi rimesso dal fondo per il basket di Rovello. Cambio nelle nostre file, entra il numero 7 Lollo Lanzi al posto di Christian Gorni, c'è un po' di casino,
nelle nostre file. Giocherei con Porro, così invece no, non lo facciamo entrare. Entra Botti, Botti per Moscatelli, Moscatelli che va in uno contro uno, prende poi il ferro in alto, buttiamo un altro pallone nelle ortiche, Lollo contro Todeschini, Casati, Davide, Meroni, finta, e poi Casati che va in uno contro uno, viene stoppato leggermente da Botti, Botti che adesso va in arresto e tiro, sbaglia, troppo veloce l'esecuzione del tiro, recuperano allora pallone i ragazzi di Pugnisi, Meroni, ancora Meroni, scarico fuori, passi di partenza del numero 7 Todeschini, il terzo passi che fa, e Lollo chiama lo schema, attenzione a Meroni che va ad anticipare Moscatelli, dimentichiamo in panchina Porro, non farei entrare Botti, un blocco per Davide, in mezzo a tre, si rialza Bottinelli, dolorante, ecco che Nicolas si avvicina alla panca, cambio nelle file della pallacanestro di Rovella, esce Botti ed entra Nicolas, e allora le nostre due torri cosa riusciamo a combinare, rimette la palla a tavola per Todeschini, curato da Lollo Lanzi, doppio blocco sopra, ancora Casati, Todeschini, ancora Casati, cambia l'uomo e poi infrazione di passi, curato molto bene, oserei dire, da mister Bernia. Ora giochiamo con Davide Terranio che andrà a ricevere, Lollo giocherà in guardia, Davide, Nicolas, Davide ancora, fuori per Mosca, arresto e tiro di Mosca, non va, Nicolas schiaffeggia il pallone, poi corrono velocissimi, fallo di Moscatelli che spinge lato, due tiri di... non sono ancora due tiri liberi, mi sbaglio, la rimessa laterale per i ragazzi di Mazio Puglisi che va a controllare se c'è l'area bagnata, Mazio che segnala c'è l'area bagnata, intanto il gioco non riprende ancora, andiamo ad asciugare il campo nell'area d'attacco del basket Rovello, rimessa per Meroni contro Davide, Todeschini contro Lollo, blocco leggermente irregolare e penetrazione di tavola con un sottomano rollato con le dita, realizza i due punti che fanno andare a più 4 la pallacanestro di Olginate. Ora Lollo, non stiamo più segnando, Nicola Sporro una, e poi recupera il pallone e poi si palleggia sui piedi Nicolas, cambio, minuto di sospensione, i tifosi di Olginate si fanno sentire, rientra Boffi che è stato fuori parecchio, rientra e verrà curato proprio da Nicolas, mentre Bernia curerà sempre Casati, Meroni, tavola, tavola ancora, anticipato molto bene da Bernia, Moscatelli, palla per Lollo, non ce la fa scappare, Moscatelli è un po' in bambola questa sera, Meroni, scarica fuori per
un facile arresto e tiro del numero 7 Todeschini, cambierei qualcosa. Più 7 per i ragazzi di Marzio Puglisi. Lollo gioca pick and roll con Bernia, Davide, Nicolas, Davide, non riusciamo a andare dentro, arresto e tiro di Davide, scheggiamo soltanto il ferro e poi accusiamo un altro attacco da parte dei ragazzi di Puglisi. Boffi fuori per Tavola, arresto e tiro di Tavola, ce la mette anche lui e sono più 10, minuto di sospensione. Vorrei dire qualcosa ai ragazzi di Rovello, si sono usciti dagli spogliatoi addormentati, mentre i ragazzi di Marzio sono usciti molto bene dagli spogliatoi, carichi al punto giusto e ce la stanno facendo vedere. Ramanel sicuramente porrà degli accorgimenti per tamponare, per recuperare questo svantaggio, speriamo. Disegnerà qualche gioco, ora dobbiamo sfruttare Nicolas e Bernia e qualche tiro di Lollo. Provare magari un Barbizan. Ricominciamo. Forza ragazzi, mancano ancora 12 minuti e me, 13 minuti. Va a ricevere Boss, Lollo, Davide che chiama il papero. Lollo che blocca. Nicolas, Davide ancora in uno contro uno, scarica sulle gambe del numero 11 e poi fallo di Andrea Bosa, chiamiamo lo schema blu e ci fe. E allora Marzio Puglisi chiama lo schema transit, blu è una nostra zona adattata. Meroni, penetrazione, non è buono il canestro, passi del numero 11 Casati, siamo sempre a meno 10, però non abbiamo concretizzato prima, loro sono molto più decisi di noi in difesa, che abbiamo lo schema numero 1, molto caotico il tifo questa sera. Davide, Boss, sotto per Bernia che appoggia il ferro e poi Nicolas va in un bellissimo tap-in che ci riporta a meno 8. Dobbiamo rubare un altro pallone. Bombetta che non prende neanche il ferro da parte del numero 7 Todeschini. Boss allora, Boss che andrà per un blocco di Lollo. Arcobaleno di Lollo, grandissimo arcobaleno di Lollo che ci riporta a meno 6 e Marzio Puglisi subito ci vuole parlare sopra. Un arcobaleno di Lollo che va a sfidare tutta la difesa. Usciti molto bene dal time out i ragazzi di Manuel Ciglio, ora toccherà a Marzio Puglisi cercare di tamponare la nostra riscossa che speriamo ci sia. Moscatelli poco lucido questa sera purtroppo. Abbiamo un Barbizan ancora fresco in panchina che ci può dare qualche soddisfazione e abbiamo poi anche indubbiamente un Bernia e un Nicolas, grande spolvero difensivo, vediamo di rubare qualche pallone con la difesa blu che ci consente di approfittare dei nostri anticipi. Difendiamo a zone press, sa
salgono e ora siamo in blu. Girano molto bene sul perimetro il pallone. Todeschini ancora. Boffi che quasi la perde. Meroni arresta il tiro che non va. Bravo Boss che va a recuperare un bellissimo pallone. Ed ora prende il blocco di Nicolas. Fuori ancora per lui. Ancora per Boss. Area fuori. Richiamo Papero, non c'è il blocco. 8 al termine, Bosa cerca di sintonizzarsi, fa i passettini, fa in arcobaleno, realizza il canestro e subisce un fallo. Bosa, grande, grandissima qualità, penetrazione, fallo del numero 11, cambio nelle file della pallacanestro di Oginate, uscirà Todeschini che ci ha fatto impazzire mica male, entra il numero 4 Zambelli, in questo momento stava dando tanto a Todeschini alla sua squadra. Tiro libero supplementare di Boss, 43-47, un minuto al termine di questo terzo quarto. Corto, Berna va a recuperare il pallone, tira il pallone in testa al numero 11 Casati e quindi abbiamo 24 secondi ancora da giocare. Cambio, entra il giovane Rusconi nelle file della pallacanestro di Olginate, uscito il numero 11, fuori per Bernia. Lollo, Nicolas fuori per Davidino Terraneo, uno contro uno di Davide Terraneo, appoggia molto bene al vetro e siamo a meno 2. Buona la reazione dei ragazzi di Manuel, cerchiamo adesso di rubare un altro pallone con la blu. Boffi, Davide contro il numero 4 Meroni, in uno contro uno, scarica fuori per Boffi, una buonissima mano Boffi. 49-47, 26 secondi, uno contro uno di Davide, viene sgambettato dal numero 20 Tavola. Non stava andando in penetrazione, quindi sono due rimessa dal fondo da parte dei nostri ragazzi. Chiamiamo lo schema, rimetterà Nicola Sporro dal fondo, Nicola per Bernia, Bernia per Lollo, arriviamo fino alla fine. Lollo, tutti larghi, prenderà un Bernia, fa fallo in attacco, fallo in attacco di Bernia, ci sta tutta la vita, si è mosso e sono, buttiamo via un bellissimo blocco. Rimessa di Tavola per Zambelli. Zambelli che cerca di sincronizzarsi. Arresto e tiro di Zambelli. La mette. 45, scusate. Più 6 per i ragazzi di coach Mazio Puglisi. Ci siamo riportati sotto e poi come dei pesciotti ci siamo fatti fare 4 punti. Due in fila con gli altri. E ora abbiamo gli ultimi 10 minuti preziosissimi di questa partita. Abbiamo usato, come dicevo poco, Barbisan, Massimo Barbisan, che viene dalla pallacanestro di Meda, giocava in C2, e dalla pallacanestro di Desio, dove giocava come under 21. Ha scelto l'esperienza di Rovello Porro per crescere insieme alla nostra squadra. Abbiamo poi vedremo più avanti da Gabriele Del Piero quando rientrerà dal suo infortunio. Ottimo playmaker, promessa canturina, che è venuto da noi anche lui per crescere con tutta la nostra squadra. Abbiamo Manuel che sta disegnando qualcosa per i nostri ragazzi, qualcosa di nuovo. Forza ragazzi, abbiamo questi ultimi 10. Rientra Porro, rientra Bernia, Davide Terraneo, Lollo e Boss. Loro rientrano con Boffi, Meroni,
Zambelli, Tavola, che è il numero 20 che viene a battere, ed il numero 16 Rusconi. Rimette, come dicevo, Tavola per il numero 4 che cerca un fallo, non lo subisce. Nicola svetta a rimbalzo, Davide corre, corre veloce, va in uno contro uno, arresta il tiro, corto anche per noi, buttiamo il pallone, facile da realizzare. Ancora Neroni, Neroni per Zambelli, per Boffi, Tavola, Neroni contro Bos, doppio blocco per Neroni, Bos lo cura molto bene, e poi Neroni, scusate, Rusconi, ruba un rimbalzo dalle nostre mani e va sul più 8. Lollo, fallo del numero 4, Zambelli su Lollo, sempre più 8 per i ragazzi di coach Puglisi. Prende il blocco e poi la dà a Porro, Porro per Davide, blocco, pick and roll, scarico ancora fuori, uno contro uno, arriva un pallone a Bernia da Nicola Sporro, cambiano l'uomo, Davide cura, Nicola cura Boffi e Bernia cura il numero 16 Rusconi. Uno contro uno di Tavola contro Davide Terragno, quasi tap-in da parte di Bernia, e poi Davide corre, velocissimo corre verso il canestro, finta, scarico fuori per Lollo, no, non va, non ce la fa, Bos, Bos che va in taglio, si mangia il giocatore e ci riportiamo a meno 4, 8:23 da giocare, 53 gli ospiti, 49 i nostri ragazzi, tanta difesa come sappiamo fare, Lollo contro Zambelli, Nicolas contro, e i 5 secondi non vengono fischiati, pick and roll, Meroni arresta e tiro, non va, stasera Meroni è un po' con le polveri bagnate, richiamo L, Lollo, Lollo ancora, scarica fuori per Bos, Bos in uno contro uno, scarica per Nicolas, un pallone brutto, veramente brutto, e poi fallo del numero 20 Tavola, hanno dato un pallone proprio brutto a Nicolas da gestire, cambio, esce Davide Terragno ed entra Barbisan, ed esce il numero 9 Meroni e rientra il numero 6 Negri. Barbisan, vediamo se ci regala qualche penetrazione, ha tante gambe, Bos, Nicolas, Barbisan, arresto e tiro di Barbisan da 3, sputato dal ferro, peccato, andiamo in pressione, il tiro è stato preso molto bene, Rusconi, Rusconi per Negri, taglio di Rusconi, Tavola, blocco di Boffi, Boffi ancora per numero 6 che si tuffa, sgambettato da Bos, no, da Bernia, scusate, quarto fallo di Bernia, esce Bernia adesso ed entra Botti, quarto fallo di Bernia che non ha potuto fare a meno, ce lo risparmiamo per gli ultimi 3 minuti, 2 o 3 minuti. Due tiri liberi per il numero 6 Negri, è lungo il primo libero, è lungo il primo libero di Negri, secondo tiro libero di Negri, arrampica sul ferro e realizza il punto del più 5, Lollo, Lollo chiama il papero, riceve la Botti, Botti ancora per Lollo, Barbisan, Barbisan per Bos, arresto e tiro di Bos che subisce il fallo, non viene fischiato, Lollo, corrono molto veloci i ragazzi di coach Puglisi, Zambelli, Rusconi, finta, doppia finta da parte di Negri, fuori ancora per Tavola, Boffi la butta fuori, Nicolas lo cura meravigliosamente bene, bomba che se va, è proprio un cinema, e allora Nicolas
Nicolas che palleggia e poi riceve Boss. 6:35, è ancora lunga la partita, ragazzi. Nicolas ancora, Lollo va in uno contro uno, Botti, Boss attacca il ferro, fallo non fischiato del numero 6 Rusconi, che va in contropiede molto facile contro Nicolas Porro, che cerca di stopparlo, ma purtroppo, forza ragazzi, 5-6-4-9, blocco di Botti e poi fallo del numero 4 Zambelli su Lollo. Cambio, entra il numero 7 Todeschini e esce il numero 4 Zambelli. Buona la sua partita, 6 minuti ancora da giocare, dai che ce la facciamo ragazzi. Abbiamo due blocchi, Max, Lollo, ancora Lollo, Botti e si fa rubare il pallone, Max, Lollo, bomba di Lollo e realizza la bomba Lollo, ci regala una delle sue solite bombazze Lollo, meno 4, ci voleva, ha dato gas ai nostri ragazzi. Barbisan contro il numero 20 Tavola, stoppone di Barbisan, un'altra bella cosa che dà tanta energia dopo una bomba da 72 metri, una stoppatona di Barbisan, arresto e tiro di Todeschini che scalfisce il ferro, recuperano loro però il pallone, siamo stati un po' disattenti a questo momento, entra e poi va in rovesciata sotto mano, molto bene Negri, più 6 ancora per la pallacanestro di Olginate quando mancano ancora un bel 5 minuti. Bosa, Lollo, blocco di Botti, fuori per Botti, fuori per Barbisan, a piedi per terra, fallo di Nicolas Porro all'imbalzo che spinge Rusconi, ci stava tutto questo fallo. Più 6 per i ragazzi di Puglisi, cambio, esce Tavola, numero 20, e rientra Meroni. Ancora un po' le polveri bagnate. Rusconi, Negri, Todeschini che ci ha fatto del male prima, bloccone e arresto tiro di Meroni che esce dal blocco e realizza il punto del più 8. Nicolas, Lollo, Botti che va in uno contro uno e poi riconquista il suo stesso rimbalzo, esce Boss e Lollo e rientrano Gorni e Davide Terraneo. 4:26 ancora da giocare, bella partita, intensa, un po' di disattenzione dei nostri nel terzo quarto. Ora Nicolas, sfugge il pallone a Nicolas, ancora lui, giro sotto per Gorni e poi fallo del numero 15 Boffi, fondo e 14 secondi ancora da giocare per noi. 60-52 basket Olginate, fuori per Botti, Davide, esce Gorni dal blocco anticipato, Botti si gira e fa passi, ha fatto due appoggi e fa passi, giochiamo blu e vediamo se riusciamo a rubare il pallone, abbiamo buttato via una buona azione, Botti ha fatto passi, ha fatto doppio giro, Meroni, infrazione di campo non fischiata, Todeschini, Meroni, Todeschini, passi di partenza non fischiati, bomba addomesticata dal ferro, è più 11 ora per i ragazzi di Coach Puglisi,
Dorni, Botti, ancora Davide, 1 contro 1, fallo del numero 7, Todeschini, due tiri liberi per Davide Terraneo, uno schiaffo che è partito dalla faccia ed è arrivato fino alle braccia, cambio, esce Negri, ancora 3-22, ma ben più 11 per i ragazzi del basket di Oginate, primo libero di Davide Terraneo, è fuori, secondo libero di Davide, è corto, non prendiamo il rimbalzo, siamo in difesa a zona, Neroni, Negri, arresto e tiro e non va, Davide velocissimo vola verso e poi si è schiato, fallo in attacco, incredibile fallo in attacco di Davide Terraneo che si lascia cadere, cambio nelle file del rovello, uscirà Botti ed entrerà Luca Bergna sul più 11, c'è da asciugare il campo, vediamo il nostro presidente asciugatore, stanno veramente giocando bene e i nostri invece sono un po' sotto tensione e quindi è meritato questo più 11 per i ragazzi di Oginate. Meroni, ancora Meroni, Lairone, ancora Meroni, gioca veloce Todeschini e poi è un po' lunga la palla per Zambelli, sono passati altri 20 secondi, Dorni, anche per lui la palla era un pochino lunga, Davide, ancora Davide, adesso è il momento di servire Bergna, andrà in uno contro uno, passi di arresto, sarà uno scarico, facciamo passi, sempre più 11 per i ragazzi di Oginate, abbiamo buttato tre azioni nel vento, anticipiamo ragazzi, su Zambelli, usciamo forte a difendere sui ragazzi di Oginate che fanno girare molto bene il pallone, fuori ancora per Lairone che va in arresto e tiro, non va, Barbisan, rimbalzo, Davide, corriamo forte, Dorni deve andare in fondo per prendere la bomba, Barbisan, Bergna per Nicolas e poi piede, si riparte dai 14 secondi, 1.52, non riusciamo a segnare, dobbiamo mettere un paio di bombe, chiamiamolo schema 4, Luca Bergna, Nicolas fuori per Cristian Gorni che sbaglia la bomba e quindi proviamo a mettere ora Lollo Lanzi per le ultime bombe per vedere se riesce a riportarci verso la vicinanza dei ragazzi, rubiamo palla con Nicolas e con Barbisan, Davide Nicolas fuori per Gorni per Porro, Bergna, arresto e tiro di Bergna, non va, Davide riconquista il rimbalzo, no, lo riconquistano loro, come diceva una volta Dan Peterson, mamma butta la pasta che la partita a più 11 è finita, loro gestiscono i 24 secondi, noi non andiamo a fare fallo, non andiamo a rubare e quindi finisce Nicolas a rimbalzo e poi per loro gli ultimi 49 secondi, esce Davide Terraneo, entra Lollo per cercare di riavvicinare questa situazione,
che difficilmente riusciremo a sanare con più 11. Olginate molto determinata questa sera. Coach Puglisi ci fa sempre diventare matti. Todeschini, siamo remissivi nei confronti dei giocatori. Meroni, passo e tiro. Barbisan che fa fallo, due tiri liberi per Meroni. Chiuderanno a più 13 i ragazzi di Olginate. Ragazzi di Rovello, ancora poco, buono il primo libero. Secondo libero, ed è buono anche il secondo libero. Cerchiamo di avvicinarci con Lollo, che tira da una bomba da 8 metri. Bomba di Lollo, non va. Barbisan, Cristian Gorni, fallo. Andiamo a tirare con gli ultimi 24 secondi sul tabellone. Cerchiamo di avvicinarci ai meno 10. È buono il primo libero di Cristian. Secondo libero, è buono anche il secondo. Continuiamo a contrastare, cerchiamo di rubare, ma niente. Giochiamo ancora, stiamo vicini. Cercano l'ultimo tiro per distanziarci per un'eventuale differenza canestri sullo scontro diretto. Arresto e tiro dell'Airone che non va. Fallo poi alla fine. E vince molto brillantemente la partita Olginate contro il Basket Rovello, ancora un pochino appannato. Amici di Piero da Saronno, ci vediamo la prossima settimana con un'altra partita sui nostri teleschermi. Buona serata a tutti. Siamo con Luca Bernia, nuovo acquisto del Basket Rovello. Raccontami un po' la nostra partita dai due volti. Purtroppo c'è poco da dire, abbiamo giocato un ottimo primo quarto, un secondo quarto tutto sommato equilibrato, poi siamo crollati a mio parere a livello di lucidità nel terzo, soprattutto in fase difensiva dove abbiamo concesso troppi tiri facili e troppi secondi tiri, e purtroppo la partita l'abbiamo persa lì, c'è poco da dire. Bene, raccontaci un po' invece del tuo passato che è ricco di partite molto importanti in Serie A, in Serie B. Raccontaci poi la tua decisione di venire qua a Rovello, come mai insomma? Allora, del mio passato in Serie A c'è poco da dire perché obiettivamente di campo ne ho visto veramente poco. Niente, ho giocato praticamente dalla B2 in giù tutte le categorie, oramai è 2 anni che gioco la C2. Diciamo che ci sono sotto diverse motivazioni personali, lavorative, di età, cioè diverse motivazioni e niente, quest'anno mi ritrovo in questa società, in questo gruppo che già da diverso tempo mi cercava e niente, escludendo un inizio magari poco brillante, sono comunque contento di essere qua. Perfetto, a noi fa molto piacere di averti tra i nostri giovani campioni, perché riteniamo anche te un giovane campione, anche se ormai sì, ma lo sono, hai, lo sono. Infatti lo sei, lo sono. Sicuramente ci vediamo per la prossima partita. Ti ringrazio, buona doccia, alla prossima, ciao. Bene, siamo con Marzio Puglisi per la terza volta sui nostri teleschermi e tutte le volte che ci vede sorride perché ce le suona e ce le canta. Buonasera a tutti, buonasera a te. Come stai? Bene, innanzitutto, grazie. Complimenti per la bella partita. Grazie a voi, che siete sempre uno sparring assolutamente intenso e difficile da gestire, e stasera veramente da voi ci è andata abbastanza bene, nel senso che finalmente sono riuscito a espugnare il vostro campo qui a Rovello dopo 2 anni e mezzo. Questa era stata una bella soddisfazione personale, perché comunque voi siete sempre una squadra molto completa in tutto il roster, quest'anno siete rinforzati di spalle a canestro, cioè vicino a canestro, Bernia, Jack l'avevate già, Porro, anche gli esterni, Bosa confermatissimo, quindi mi aspettavo una partita tosta, c'è stata fisicamente da tutti e due i lati,
devo dire, alle volte anche al limite del legale, però nessuno si è lamentato, quindi sono contento. Dopo una partenza difficile, noi nel primo quarto ho dovuto strigliare i miei perché erano un po'... Abbiamo sentito. Un po' addormentati, certo. Ci è voluta proprio una decisa ramanzina nel senso di scossa, e da lì in poi piano piano siamo riusciti a rientrare un po' in partita, e fino a quando abbiamo preso un po' il sopravvento nel momento clou con una schiacciata di Reda con il più 10, dove comunque anche dei buoni tiri contro la vostra blu, che è la zona tutto campo che diventa 2-3 molto aggressiva sugli esterni, siamo riusciti a gestire bene la palla. Cosa dire, spero che questo sia il trend, anche con Cusano settimana scorsa quando abbiamo alzato il livello fisico e difensivo siamo riusciti a estradare la partita dove volevamo noi, quindi con buone penetrazioni, buoni scarichi, dove tutti sono andati a referto. Anche stasera ho parecchi ragazzi vicino, se non in doppia cifra, ma vicino alla doppia cifra, quindi ho una panchina, come si suol dire, un po' più profonda rispetto agli altri anni. Certo, assolutamente, ti sei rinforzato anche con un bel Meroni, ho visto. Beh, Leonardo effettivamente è stato, come si suol dire, la ciliegina sulla torta di un'estate, di un post-season, dove si è provato a fare un discorso un po' diverso, essendo io al terzo anno di... come sulla panchina del Genoa, come head coach, quindi volevo fare una stagione un po' più soddisfacente, nel senso di dire, provare a alzare l'asticella, raggiungere i playoff come avete fatto voi l'anno scorso, assolutamente meritati, tra parentesi, ho visto le finali, ho giocato anche bene, cazzo. Sì, ci abbiamo visto anche noi nelle finali e veramente quest'anno mi sa che ci sarete voi, no, visto la partenza. Puoi anche toccarti se vuoi. L'ho già fatto. Marzio, ci vediamo al ritorno. Dai. È stato un piacere. Grazie, come al solito. Sempre. Alla prossima. Tocca al lupo. Ciao caro. Arrivederci a tutti.